Rollins anche in TV e non giusto. Ma come sapete c'è stato un contatto, ma poi non è che dopo come? Diciamo che c'è stato un contatto. E quindi no, più tardi dico. Durante la pausa. E quindi poi niente, la proprietà ha deciso di fare altre scelte, quindi adesso invece poi ieri è successo questo, che mi ha chiamato il presidente per chiedere la mia disponibilità, che già avevamo fatto una chiacchierata nel precedente incontro, ma molto tranquillamente, dove io avevo esposto un po', lui mi aveva detto com'era la situazione, io gli avevo esposto un po' di quali potevano essere le problematiche che c'erano. La squadra ho trovata un pochino giù di morale, ma questo è normale, l'ho detto, li ho esortati a ritrovare innanzitutto il sorriso. Questa è una squadra che secondo me in certe circostanze ha avuto degli episodi anche sfavorevoli, ha avuto degli infortuni, quindi ha avuto anche delle attenuanti, però gli ho detto anche che è anche vero che quando le situazioni si ripetono, quando certi numeri si ripetono, vuol dire che ci sono anche qualche carenza, e quindi bisogna migliorare queste carenze, se non altro sotto la concentrazione, sotto lo spirito del sacrificio, sotto la voglia appunto di voler portare a casa il risultato. Io per quello che ho visto non ho mai visto la Salernitana dal vivo, ma l'ho vista in televisione in qualche circostanza. L'impegno c'è sempre stato, ma forse bisogna dare qualcosa di più appunto sotto il profilo appunto della concentrazione, della voglia, dell'attenzione per portare a casa il risultato. Atleticamente oggi si è fatto un allenamento, chiaramente siamo a meno di 20, di 48 ore dalla partita che hanno giocato con lo Spezia, e quindi non si poteva fare un lavoro molto importante. Quindi si è fatto un buon lavoro, soprattutto sulla palla, cercato di predicare, di voglio che questa squadra giochi, se voi vi ricordate l'anno scorso, cioè io sono uno che ama il possesso di palla, voglio che la squadra torni al possesso di palla, torni a esprimersi, soprattutto torni a farlo con il sorriso. La squadra non si deve intristire mai. Il campionato è lungo, difficile, ci sono delle partite difficili, ma noi dobbiamo sapere di avere le nostre qualità e dobbiamo cercare di sfruttarle al meglio, e quando qualche volta può andare male cercheremo di lavorare ancora di più affinché si possa rimediare agli errori. Mister, buonasera e bentornato. Riparto dalla... Tempo, c'è poco tempo a questa partita, quindi sono intenzionato a non stravolgere tantissimo, però voglio valutare bene appunto la condizione di questi giocatori. Ronaldo oggi non si è allenato, ma mi hanno detto che domani si allenerà, ma indipendentemente dall'allenamento che fa voglio vedere come lo fa lui, e valutare anche tutti gli altri in modo da poter mettere in campo una squadra che possa innanzitutto avere tra le sue qualità agonismo, temperamento e corsa, e poi questo serve quando siamo in non possesso, e poi quando siamo in possesso giocare. Quindi per quello che riguarda, per rispondere alla tua domanda, eventualmente sostituti, presto per vedere e valutare. Io l'ho detto alla squadra prima, ho detto non, ragazzi, io torno e come ho fatto l'anno scorso cerco di scegliere per quelle che sono le mie convinzioni al meglio, e cerco appunto di non ci sono né titolari né riserve, di partita in partita, di allenamento in allenamento si vede a seconda di quello che può essere appunto la qualità, l'agonismo, l'intensità, la salute, si vede subito quando un giocatore è in forma, e quindi cercherò di valutare e di mettere in campo sempre quelli che possono dare in questo momento la Salernitana il meglio, perché abbiamo bisogno di fare risultati e fare punti.
Marotta, poi ho una postilla sull'anno prossimo in caso di salvezza. C'è un accordo sulla parola con lo Tito, c'è un accordo, e quindi quando sarà il momento vi farò sapere. Un accordo quindi immagino per dopo giugno. Diciamo che adesso ci dobbiamo concentrare per salvare questa squadra. E sapete che è un'impresa l'abbiamo fatta l'anno scorso, anche se qualcuno ha cercato di farla passare come una cosa scontata, invece è stata veramente una grande cavalcata, una grande impresa. Questo mi rende orgoglioso. E ho ringraziato i miei ragazzi e oggi dovrei ringraziare ancora quelli che c'erano l'anno scorso che mi hanno accompagnato in questa cavalcata, perché i grandi protagonisti sono stati loro. Ma appunto per quello che riguarda, qual era, scusa, la domanda? Grazie al filo. Se l'accordo è post giugno. D'accordo, diciamo che ho parlato con lo Tito, siamo in sintonia e poi vedremo. Adesso pensiamo, certo, a salvarci. A proposito di questo, invece, mister, lei ha detto... Ci sono gli interessi di tutti, non c'è rapporti... Voi sapete come la penso, io sono un uomo di campo, lavoro molto sul campo e certe volte uno può non condividere determinate scelte, determinate situazioni, ma non c'è niente con nessuno, sia io sia il direttore Fabiani abbiamo l'interesse di portare a compimento questa stagione. Siccome so quanto mi è costato vincere questo campionato, torno a ripetere, è stato molto duro e molto difficile, quindi sarebbe un peccato per tutta la città, per la tifoseria, per questa splendida tifoseria, appunto, per tutto l'ambiente, dover rivedere quello che abbiamo conquistato l'anno scorso. Quindi l'obiettivo è questo di salvarci, quindi non c'è, non sono venuto che ho rancori con qualcuno, la vita è troppo breve per potercela avere con qualcuno. Potrei avere da dire anche qualcosa con voi, che a volte mi avete massacrato, ma per il bene della squadra ho cercato sempre quello che era il meglio, mi sono concentrato sulla squadra, sono contento di aver raggiunto il risultato, di essere entrato nella storia di questo club e con questi record fatti, e adesso sono tornato qui per cercare di aiutare questi ragazzi che secondo me hanno delle potenzialità, però per un motivo o per l'altro non sono riusciti a esprimere. Però non mi hai risposto. Ho fatto una disamina generale di quello che serviva, poi la società ha fatto le sue valutazioni, quindi liberissima di fare le proprie scelte. Ci siamo lasciati in buonissimi rapporti, tal punto che se sono qua probabilmente c'è stato anche un buon rapporto, no? Cioè, abbiamo affrontato il discorso valutando un po' tutto a 360 gradi, poi sia la proprietà ha la possibilità di fare ogni tipo di scelte, sia io ho avuto anche altre offerte e poi non mi sono piaciute o non ho ritenuto opportuno, cioè, ho aspettato. Aspettavo la serenità? No, aspettavo la situazione che mi potesse dare degli stimoli, delle opportunità per poter far bene. Ho trovato delle situazioni che non ne ero convinto e quindi ho lasciato cadere. Riguarda, l'ho detto prima, non c'è nessun problema, la società a tutti. Cioè, perché allora no e oggi sì? E questo è un discorso che va fatto alla società. Io ho fatto presente quali erano secondo me le problematiche per andare a affrontare il campionato di Serie B e poi ognuno fa le proprie valutazioni. Quindi adesso c'è questa squadra che sento anche mia, perché abbiamo raggiunto questo risultato importante tutti assieme, e sta in difficoltà. Signori, quando si parla, voi avete cercato di dire che lo Tito non prende un altro allenatore perché c'ha Meneghini a busta paga, queste cose. Voi pensate, con quello che è stato speso quest'anno, mi sembra che la società abbia fatto appieno la propria parte, spendendo sotto il profilo di ingaggi, anche ingaggi abbastanza importanti. Voi pensate che per un allenatore non trova i soldi? Oggigiorno, con tanti allenatori che ci sono a casa,
A Salerno si precipitano per venire a pochi soldi, quindi non penso che per qualche decina di 1.000 euro. Io credo che invece che la società abbia fiducia nel sottoscritto, sa che conosco la squadra, sanno che ho dimostrato qualche cosa e quindi sono convinti che mi hanno affidato questa. Ed è più difficile puntare adesso alla salute. Se vi ricordate, è stato cambiato molto. È stato cambiato molto. Sono arrivato all'inizio, c'erano dei giocatori, poi ne sono arrivati altri. Abbiamo stravolto la squadra. Se vi ricordate, tutti quelli che sono venuti da Calil, da Favasulli, Franco, Negro, Bovo. Ma questo non sarà possibile adesso, perché la squadra è No, cambiata. questo adesso è chiaramente il mercato è chiuso. Trovo una squadra che non ho fatto io né a giugno, nelle riconferme né negli acquisti, e nemmeno adesso al mercato di riparazione a gennaio. Però credo che tutto sommato questa squadra abbia dei valori, sta a me tirarglieli fuori questa squadra, trovare le alchimie giuste affinché questi giocatori possano esprimersi al meglio. È chiaro che la situazione è difficile, signori, non è che possiamo nascondere quello che è stato l'andamento di questo campionato. Quindi sono numeri difficili, ho detto prima, ci sono state delle attenuanti, però insomma. Io mi auguro e spero di riuscire a trovare la sistemazione giusta affinché ogni giocatore possa, sia come modulo, sia come atteggiamento mentale e tattico in campo, possa esprimersi al meglio. Scusa con Quando una c'è stato il contatto, tu non sai quando c'è stato il Io lo so. contatto, se c'è stato oppure. Io lo so, lo so. Allora, se te l'hanno detto, io ti dico che quando ho parlato non era dopo Como, per dire. Mercato aperto, mercato aperto. Per dire, quindi l'ho detto prima, ognuno fa le sue valutazioni, in cui la società ha creduto di dare fiducia a un collega bravissimo che stimo come Torrente, è andata avanti su quella falsariga lì, poi dopo ha deciso di cambiare, voi sapete No, certo, io ti chiedo solo se ti dispiace non essere che. Ma potuto, mi non aver potuto dispiace, adesso dare o mi dispiace o meno, non cambia niente. Quindi adesso c'è una squadra che è stata fatta e io ho il dovere di questa squadra di cercare di migliorarla sia per quello che riguarda la forma fisica, sia per quello che riguarda la disposizione tattica, sia per quello che riguarda a livello mentale di creare diciamo una certa euforia e di giocare col sorriso, di tornare a divertirsi, perché questi ragazzi li vedo un po' preoccupati. Oh, tutto per astratto. Stiamo ai fatti. I fatti dicono questo, che è finito il mercato, io sono stato contattato, sono stato chiamato e ho ritenuto opportuno accettare, anche perché questi ragazzi, come ho detto prima, secondo me hanno dei valori, anche perché abbiamo fatto un percorso assieme, se posso dare una mano a questa squadra, gliela do volentieri, sperando di raggiungere tutti quelli che sono i nostri obiettivi. Moderno, come avete visto, anche a massimi livelli, cioè qui a Salerno, nonostante le vittorie fatte, a volte mi avete criticato per eccessivi cambiamenti di modulo. Invece, se voi parlate a certi livelli, o anche allenatori che vanno per la maggiore, cambiare molto non dai riferimento all'avversario e soprattutto sfrutti al meglio quelle che sono le tue qualità. Voi vedete che tante squadre cambiano difesa a 3, difesa a 4, a seconda di quelle che sono le circostanze. Poche squadre sono fedeli sempre ed esclusivamente al proprio modulo. Io credo che questo possa essere un vantaggio. È chiaro che però ci sono pochi giorni in questo momento, non è che si può fare più di tanto, però quello che posso fare è cercare di mettere in campo gente che sta in buona salute e che può garantire una certa intensità di gioco sia in possesso che in non possesso. Le gambe, cioè la testa comanda, chiaramente comanda le gambe. Quando uno è preoccupato, quando i risultati non vengono, si scatena una reazione appunto che il giocatore invece di smarcarsi, invece di avere la personalità, la voglia di farsi vedere, magari si nasconde. Invece bisogna avere la forza che anche nei momenti di difficoltà di prendere le iniziative, di rischiare anche qualcosa. È chiaro che voi lo sapete perché tanti anni che seguite questa squadra, la maglia della Salernitana pesa molto. Pesa perché c'è una richiesta importante, perché siete abituati
a vedere un certo tipo di calcio, certi tipi di giocatori, e questo a volte il giocatore sente questo essere continuamente sotto esame. Si passa da prestazioni esaltanti, dove anche voi chiaramente esaltate la prestazione del singolo, poi nel giro di qualche partita una critica feroce. Chiaramente voi fate il vostro lavoro, dovete essere credibili, è giusto anche questo. Io a volte dico, siccome la Serie B è un patrimonio di tutti che abbiamo ottenuto assieme, se si può dare una mano a questi ragazzi, sotto il profilo appunto del, lo dissi anche l'anno scorso se vi ricordate, se gli dovete dare mezzo voto in più magari loro leggono, gli fa piacere e questo può servire al morale a fargli esprimere meglio, penso che sarebbe buona cosa dare una mano a questi ragazzi, anche perché giocano per questa maglia, per questa città. L'ultimo è molto alto, però nel calcio niente è scontato. Noi cercheremo di fare la nostra gara e, come spesso capita a questi livelli, che c'è grande equilibrio e in una partita gli episodi possano recitare qualcosa di importante. Io mi ricordo che voi ho letto qualcosa prima del Brescia, eravate molto preoccupati, invece poi avete visto come è andato a finire, perché il calcio è bello anche per questo. È chiaro che in un campionato, in un arco lungo di gare, i valori vengono fuori, ma nella partita può succedere di tutto. Il Pescara sta dimostrando in questo momento, con i punti che ha fatto, di essere più forte a Salernitana. Però noi giochiamo in casa, di fronte al nostro pubblico, vogliamo fare bene e vogliamo creare i presupposti per appunto iniziare a risalire, anche se non sarà facile. Ma quello che dobbiamo fare è esprimerci, poi accettare il risultato e lavorare in prospettiva. Ci sono 18 partite, quindi continuare a lavorare per quelle che rimangono, sempre per cercare di ottenere il massimo.